Comunali, vi dico questo, la candidatura di Alessandra Clemente è uscita rafforzata dalla tenuta in Consiglio Comunale, non c'è dubbio, perché quel tentativo di spallata, voi l'avete visto, è stato anche molto maldestramente accompagnato da quel tentativo, qui bisogna forse risalire al codice di Hammurabi, in cui qualcuno diceva che per poter aprire un dialogo sul bilancio bisognava portare al tavolo della politica la testa sanguinante di Alessandra Clemente. Raramente mi era capitato di arrivare a questo, però quindi la candidatura è più forte, ma il che non significa che è una candidatura caratterizzata da tratti di arroganza politica, perché noi l'abbiamo detto sin dal primo momento che abbiamo fatto quella mossa per scoprire le carte a un tavolo del dialogo, cioè se attorno al dialogo, a un tavolo, a un confronto si aprono, come dire, prospettive che possono essere anche diverse, siamo in politica, uno, come dire, ne discute, però ci deve stare un interesse politico a discutere con chi fino a qualche giorno fa ha fatto di tutto per mandarti a casa con un silenzio assenso dei partiti romani, del PD e dei 5 Stelle, perché se stai zitto è vero che non dici nulla contro di noi, ma non fai manco nulla per impedirlo. Quindi io credo che oggi il fatto nuovo non deve venire da noi. Noi teniamo la nostra candidatura, è una candidatura non appunto come le anticipazioni che dicevamo prima, pur legittime, che si leggono quando si discute di politica sui media, qui è una candidatura ufficiale, certo non formalizzata perché non stiamo ancora in campagna elettorale, ma per noi la candidatura è questa e quindi lavoreremo per creare attorno ad Alessandra il massimo consenso possibile. Credo che adesso la mossa stia soprattutto, e chiudendo sulla sua domanda, al PD e ai 5 Stelle, che sono quelli in questo momento a Napoli più in difficoltà, se mi permetto di dirlo con umiltà. Perché noi abbiamo un Bassolino che legittimamente sta avanzando nella sua campagna elettorale, abbiamo De Luca che, se qualcuno non lo vede, ma c'è, l'abbiamo visto anche qua nei giorni scorsi in Consiglio Comunale come era il convitato di Pietra, noi ci siamo, l'abbiamo detto con molta chiarezza, e pare ci sia anche Maresca. Quelli che non ci sono e che rischiano, se utilizzano le liturgie di sempre, di arrivare in primavera a proporre una candidatura che non avrà nessuna possibilità di unire. Quindi se hanno la voglia di far diventare Napoli un laboratorio veramente diverso, noi siamo qui, attendiamo proposte, attendiamo suggestioni, attendiamo ragionamenti. Per il resto la nostra candidatura c'è, è forte, e mi pare che anche al nostro interno, dove giustamente ci sono anche sensibilità diverse, anche posizioni non entusiastiche nei confronti di quella iniziale candidatura, abbiamo trovato le ragioni della compattezza e quindi prepareremo le liste con le candidature per sostenere Alessandra Clemente.